evidenti. Sì, sono un po' dispiaciuto per il risultato. Penso che abbiamo fatto un bellissimo primo tempo, dove la squadra ha mostrato personalità, anche un bel calcio. Potevamo anche andare in vantaggio fino al primo tempo, ma alla fine siamo entrati in spogliatoio perdendo la partita, e quello è stato dura, anche con il rigore che è un po' in dubbio, anche il rigore per noi, ma è andata così. Dobbiamo pensare a lavorare ancora di più per stare pronti per Firenze. Si è parlato tanto del VAR, però a cosa serve se poi ci sono delle cose evidenti che non vengono segnalate? Sì, non lo so, quella spiegazione la devono dare gli arbitri e anche quello che comandano nella VAR, non lo so. Ogni tanto sbagliano e quello non è bello, ma sicuramente non sono io chi deve parlare. E la mano di Koulibaly era evidente, come è evidente che il Bologna oggi ha giocato una grandissima partita. Peccato per questo, perché all'inizio li avete messi veramente in difficoltà. Sì, peccato perché, come ti ho detto prima, il primo tempo per noi è stato bellissimo, abbiamo giocato bene, con personalità, abbiamo avuto 3 o 4 occasioni per fare gol, loro non avevano fatto quasi niente, e il Napoli è forte, giocare così in questo campo non è facile, ma mi dispiace per il risultato perché torniamo a Bologna con 0 punti e quello è brutto. Senti, guardando il bicchiere mezzo pieno, come parti punta centrale, fai gol? No, quello è un caso, ho fatto gol perché era lì, ma viene bene per me per prendere un po' di fiducia con la porta, che da un po' che non stavo facendo gol, e speriamo di poter fare di più. Però Chiriches, tu 35 anni, Chiriches nel primo tempo non ti prendeva mai. Alla fine. No, sì, mi prendeva. Ma sono quasi 36, poi mi manca una settimana. Complimenti.